Allora, benvenuti a questo incontro con Yen Liang Ke. È un onore, oltre che un piacere, averlo con noi. Yen Liang Ke è uno scrittore cinese contemporaneo che è molto importante, famoso, conosciuto in Cina e in Occidente. I suoi scritti, i suoi romanzi sono stati, appunto, hanno ricevuto riconoscimenti non solo in Cina, alcuni di questi anche appunto in Occidente, all'estero. E Yen Liang Ke è un autore che, come saprete, con l'ultimo suo libro, appunto i Chuan Shu, i quattro libri, è l'ultimo romanzo che ha pubblicato, che è stato tradotto appunto in italiano da Nottetempo, e pubblicato da Nottetempo, è un libro che è ambientato e dedicato alla Cina maoista, soprattutto agli anni 50, alla fine degli anni 50, la Cina degli anni quindi di Mao, del grande balzo in avanti, di quella che è stato un piano economico di rapida industrializzazione che si è rivelato disastroso, portando ad una catastrofe, cioè una grande carestia che ha visto la morte nel 1960 di circa 30-40 milioni di persone. Quindi diciamo che il romanzo ci riporta un po', è ambientato in quegli anni. E Yen Liang Ke con i suoi libri non è il primo libro che lui dedica, diciamo, al periodo maoista, e anche con uno sguardo critico alle politiche, all'operato politico di allora, anche Servire il popolo, che era stato tradotto appunto nel 2005, era dedicato alla storia agli anni 50, agli anni 60, e poi famoso anche per un altro libro che trovate poi qua, Il villaggio il sogno del villaggio dei Ding, Ding Zhuangman in cinese, che è di fatto un'opera di critica, proprio fortemente critica sociale, rispetto ad uno scandalo che ha visto poi il diffondersi dell'AIDS nello Henan tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000. Io mi fermo qui, nel senso che non sono... lasciamo appunto a Yen Liang Ke lo spazio di quindi parlare, presentare il suo ultimo libro, la sua ultima opera. Io cercherò di parlare con lui in cinese, fargli le domande in cinese, abbiamo Xi che ci tradurrà, farà diciamo la interprete per Yen Liang Ke. Volevo intanto ringraziare a tutti per essere venuti qui oggi. Questa occasione è molto sorpresa, non pianificata. Questa è la quarta volta che sono in Italia. Roma, Milan, Napoles e Venice tu ci qua. Sono già stato a Roma, Napoli, Milano e Venezia. Però penso che un luogo dove io e mia moglie non ci scorderemo sarà qui a Trento. E oggi di potervi incontrare in questa occasione. In Cina antica c'è un libro su Utopang, c'è un libro che si chiama Tao Hua Yuan Ji. Nel cinese antico c'è un modo di dire che... che è già stato immaginato nell'immaginario, quindi molto... Quando siamo scesi dal treno e abbiamo preso la macchina per arrivare qui, nella mia mente continuavo ad immaginare questo scenario che è stata spiegata semplicemente spiegato come lo scenario più bello del mondo. Sono stato molto colpito dal fatto che ci sono studenti qui che studiano cinese. E sono anche molto sorpreso che ci sia almeno una persona che legga i miei romanzi.
我想你们中间有一个人读中国文学，胜似于在中国一千个中国人来读中国文学。Penso che tra di voi ci sia solo tra di voi ci siano persone che leggono questi romanzi più di 1000 persone in Cina. 四书的写作，已经是2008年的事情。Ho scritto il romanzo I quattro libri nel 2008. 当然我必须正式的说，这部小说在中国没有出版。Però devo dirvi che non questo romanzo non è stato pubblicato in Cina. 没有出版的原因，我想，大家如果看了这个小说，或者老师给你们讲了，讲过故事，大概就知道为什么了。Penso che potete immaginare il motivo per cui non è stato pubblicato in Cina, se avete letto oppure se i vostri insegnanti vi hanno spiegato la trama di questo libro. 正如第一次世界大战、第二次世界大战是我们人类的灾难一样。È stata una grande catastrofe come la prima o la seconda guerra mondiale. 那部小说中写的那一段故事、那一段历史，同样是中国最深重的灾难，也是我们人类的灾难。Nel romanzo viene spiegato una delle più grandi catastrofi conosciute dall'umanità. 我想今天讲起那一段历史，无论是在中国还是在意大利，大家可能难以想象。Oggi vorrei spiegarvi di questa storia che anche sia in Cina che in Italia è difficile da immaginare. 大家一定会问，这是真的吗？这是真的吗？Vi chiederete sicuramente se questa storia fosse vera o meno. 那事实上它确实是真的。Nella storia è effettivamente accaduto. 我身边坐的是历史学家，他对这一段历史可能会非常有研究。Seduto accanto a me è una storica che sicuramente è molto esperta di questo argomento. 但是这一段历史，这一段灾难，在中国却是被忘记的历史。Però questo pezzo di storia, questa grande catastrofe viene dimenticata in Cina. 有历史研究说，在那一段历史时期，就我们说的大跃进时期、大饥荒时期，中国饿死的人。饿死的人大概是3000万到4000万之间。Durante il grande balzo in avanti e durante la grande carestia, in Cina sono morte circa 300.000 persone, 30 milioni fino a 40 milioni di persone. 大家记住，第二次世界大战一共全世界死亡的人数是2000多万。Nella prima guerra mondiale sono morte 20.000 persone.但是在那三年的时间，中国饿死的人是3000多万。Però in quei tre anni in Cina sono morti di carestia 30 milioni di persone。我想，仅此一个数字，大家就可以理解这个灾难有对中国人有多么沉重。Penso che potrete comunque dedurre quanto è stata grande e l'impatto di questa carestia in Cina。我想，中国作家有责任，也有应该把这一段历史用文学的方式写出来。Secondo me, gli autori cinesi hanno, devono riportare questo evento in modo letterale. 事实上，中国有不少的知识分子都在研究这一段历史。In Cina ci sono non pochi letterati che studiano questo evento.有许多有不是许多有那么几部记社会研究的著作在香港和台湾出版。Ci sono alcune opere che sono state pubblicate in Hong Kong e in Taiwan。但是以小说的形式，以虚构文学的样式来写这部这一段时期的小说几乎没有。Però non ci sono persone che riportano questa carestia in modo sotto forma di romanzo. 所以我想谈到这里，这部小说不出版，你们是可以理解的。E quindi potrete capire come questo romanzo non venga pubblicato in Cina. 另一个问题，我昨天晚上曾经讲过。C'è un'altra domanda che un quesito che io mi sono posto ieri sera.一个好的小说家不在于你写了这一段历史。Un buon scrittore non
non dipende dal fatto che scriva questa storia o meno, 而在于你用什么方法去写, ma dal fatto di come lo scriva. 就是说在艺术上你有什么的创造性, di come lo scrive in modo poetico o letterato. 至少你一定要让你的艺术和那个历史史诗是同等的重要。 Per questo la forma artistica e la forma storica devono avere lo stesso impatto. 在我个人看来, 一个小说家来写作你的艺术, 甚至要高于那段历史的真实。 Penso perfino che la forma letteraria artistica deve essere più pesante della forma letteraria, solo di riportare i fatti. 我坚信对于一个小说家来说, Penso che per un romanzista 艺术的重要性, 甚至比历史真实的重要性更为重要。 Penso che per un romanzista sia più importante la forma artistica piuttosto che la forma solo di riportare cosa c'è scritto. 你的艺术成就越高, 那个小说的真实就越大。 那部小说的艺术成就越高, 小说呈现的真实就更大。 Maggiore è la forma artistica che viene riportata nel romanzo, più si risalta, più è importante anche la forma, anche la storia che c'è, che viene raccontata. 因为你的小说不仅是写的那个时候的一个故事, perché il romanzo non solo è una storia che viene raccontata nel libro, ma anche 而且是写那个时候人的心灵和人的灵魂, ma anche l'anima e i sentimenti delle persone che hanno vissuto in quel periodo. 那些社会学家承担的是研究社会真实的一面。 I storici studiano i fatti veri realmente accaduti nella storia. 而小说家一定要承担研究人的灵魂的这样一个责任。 Mentre gli scrittori hanno il dovere di riportare la forma dell'anima e la forma artistica delle persone. 大家看到这部小说，我想你们会发现它全部写的是知识分子。 Penso che quando leggerete questo romanzo vi accorgerete che i protagonisti sono tutti degli intellettuali. 我们在研究这段历史的时候，其实全部的注意力都在注意中国的农民。 Mentre studiamo questo pezzo di storia, si focalizza principalmente su i contadini. 大家忘记了，在那一段历史时期，中国的知识分子同样受到了巨大的灾难。 Però tanti dimenticano che in quello stesso periodo gli intellettuali hanno ricevuto un grande maltrattamento, se non maggiore, dai contadini. 我不知道，叫1957年中国的藩友就吴其干校。 riferendo alla campagna antidestrista, cioè nel 57, il suo libro è ambientato appunto nel periodo dei Caravazzi Davanti e soprattutto i protagonisti sono degli intellettuali che sono rinchiusi nei campi di rieducazione e sono etichettati come dei destristi. Mi chiede di spiegare brevemente appunto che questo fu il risultato della campagna antidestrista, cioè una campagna che venne lanciata forse meglio dire contro i destri che contro i destristi, ma diciamo questo è il modo contro i destristi, contro i destri. Però è così vabbè. Tradotto nella letteratura anche in italiano, quindi è nota come campagna antidestrista contro coloro etichettati appunto di tendenze di destra. E, ed è appunto una campagna che viene lanciata da Mao Zedong nel 1957, nel giugno del 57, dopo che lo stesso Mao aveva incitato gli intellettuali ad aprirsi, a parlare, soprattutto in maniera anche critica, per dare suggerimenti al governo, e quindi aveva dato in realtà dal 56 avvio a un momento di apertura intellettuale che aveva portato gli intellettuali anche a criticare l'operato, diciamo, del governo, e poi a un certo punto c'è stato un voltafaccia, c'è stata una campagna che li ha presi e sostanzialmente sono stati accusati e mandati in campi di rieducazione.
e lui, i suoi protagonisti sono appunto intellettuali in questi campi di educazione. Dopo c'è Wolfgang, c'è andata qua. 刚才他已经解释了关于1957年知识分子的灾难情况。 Prima ha spiegato la situazione degli intellettuali nei campi di rieducazione. 我想这个小说直接反映的就是知识分子灵魂的灾难。 Penso che questo romanzo si traduca direttamente nella catastrofe accaduta negli animi degli intellettuali. 它真实的背景是在中国的甘肃。 中国的甘肃沙漠地带. Il posto originario dove è accaduto si trova nel Gansu, dove è una regione più o meno deserta e secca. 1957年那里曾经有一个我们叫知识分子劳动改造的叫那样一个营地。 C'è stato infatti in quella regione nel 1957 un campo di rieducazione, un campo di prigionia per questi intellettuali. Penso che conosca. Sta parlando appunto di questi intellettuali che sono stati rinchiusi in quello che si chiamava all'epoca Laodongaozao, cioè dei campi di lavoro manuale sostanzialmente, di rieducazione, ma il termine è di attraverso lavoro, manodopera, sì. Di lavoro. 那里从1957年集中了上海、北京的教授、知识分子，有将近3000人。 In quel campo si trovavano circa 3000 persone, di 3000 intellettuali, di professori dell'università oppure dottorati, che provenivano da Pechino e Shanghai. 到60年、61年、62年，中国大饥荒的时候，那里那3000多人饿死了1/3，1000多名知识分子教授全部活活的饿死在那里。 Durante gli anni del 1960 e 61 e 59 anche. Durante la grande carestia sono morte circa un terzo di quelle 3000 persone, quindi di carestia. E il romanzo parla direttamente di questa situazione. Quando leggerete questo romanzo capirete che questa storia non parlerà solamente di questa carestia. 他的写作方法非常值得我们一块去讨论。 Il suo modo in cui è scritto vale la pena di essere discusso. 叫四书，是因为小说中间有四本书构成了这一部小说。 Si chiama I quattro libri perché nel romanzo ci sono quattro libri, per appunto, dove insieme vanno a formare questo libro. 而那四本书的作者都是这小说中间的故事中的人物。 E gli autori di questi quattro libri sono per l'appunto dei personaggi di questa storia. Penso che quando leggerete questa storia, non, come italiani, non percepirete della estraneità. 你会读出圣经的语言来。 Potrete leggere, potrete trarre da romanzo dell'anima, cioè del cervello, dell'intelletto. 或者说我就是模仿圣经的语言写了这部小说。 Mi dispiace, prima ho detto dell'intelletto, in realtà era della Bibbia. E potrete capire che in una parte del romanzo noterete delle parti della Bibbia. 你们阅读这部小说，从中可以看到非常多欧洲的元素。 Quando leggerete questo romanzo potrete trarre molti spunti europei. 不光是说有大量的圣经的情况在其中。 Infatti ci sono anche molti fatti
accaduti nella Bibbia. E infatti c'è anche una parte dove racconta il mito di Sisifo. Potrete anche interpretare questo romanzo come come un mito. 你读的是神话，你有分明读的是中国的真实。 Leggerete un mito, però in realtà leggerete anche la realtà della storia della Cina. 所以这个小说，也许你读起来有一点点的困难。 Quindi forse leggendolo troverete alcune difficoltà. 那是因为作家不愿意简单的去讲故事。 Questo perché l'autore non vuole semplicemente raccontare la storia. Vorrei infatti che ci sia una grande creatività nello scrivere la storia. Calvino. Infatti vorrei citare Calvino. Calvino in Cina è 80-90年代前后对中国作家有很大的影响。 Calvino ha avuto una grande influenza durante gli anni 80 e 90 in Cina. 你虽然在这个里边找不到卡尔维诺的影子。 Forse in quest'opera non troverete l'ombra di Calvino. 但我诚实地讲，卡尔维诺也给我的小说许多的营养。 Però mi ha dato un grande spunto. Però Calvino mi ha dato un grande spunto per questo romanzo. 我们看卡尔维诺的小说，无论是童话还是小说故事。 Quando leggiamo le storie di Calvino, che siano romanzi o storie, 它的结构都非常非常的奇妙。 Il suo ritmo della narrazione è molto stupefacente. 每一部小说的结构都是不一样的。 La fine di ogni romanzo è sempre diverso. 所以在这一点上，我 卡拉维诺应该是我非常非常尊敬的作家。 E per questo stimo molto Calvino come scrittore. 因此我也希望我的小说每一部讲故事的方法都不一样。 E per questo vorrei che anche nei miei romanzi la fine di ogni storia sia diversa. 我经常给大家聊天说，中国不缺少好的故事。 Dico spesso a molti che in Cina non mancano storie interessanti. 中国每天发生的故事都要比意大利发生的事情更有文学性。 E infatti le storie raccontate in Cina hanno un livello maggiore di letteratura rispetto all'Italia. 更荒诞，更复杂。 Più complesse e più articolate. 你们从那种故事中也能感受到中国的人性也非常非常的复杂。 E capirete anche dalla storia che l'essere, l'umanità dell'uomo è molto complicata e diversa. 所以我说中国不光是一个人口大国。 Infatti la Cina non è solo uno stato con una grande popolazione, 也是一个盛产荒诞故事的一个大国。 Ma anche uno stato dove succedono storie molto angoscianti e interessanti. 所以我说我们不缺少故事，我们缺少的是伟大的讲故事的方法。 Infatti, quello che voglio dire è che a noi non mancano le storie da raccontare, bensì i modi per raccontare e gli autori. 缺少的是完全不一样讲故事的语言。 A noi manca infatti un modo per raccontare queste storie in un modo originale e unico. 所以在这部小说上，你可能能够读到。 Infatti in questa storia potrete dedurre il modo di raccontare dell'autore Yan Liangke. Le storie raccontate possono sembrare abbastanza strane, però in realtà sono tutte vere, che raccontano la realtà. 换句话说，我并不追求我们日常生活逻辑的真实。 Potrei anche dire che non ricerco la logica e della realtà. 我追求人物内心的真实和灵魂的真实。
vorrei cercare la realtà che si trova negli animi e negli spiriti delle persone. Infatti questo libro potrete capire che riflette molto le mie aspettative e come vorrei scrivere questo romanzo, i modi per cui vorrei scrivere questo romanzo. Infatti, però vorrei ammettere che questo libro non è facile da leggere. Però quando finirete di leggerlo sicuramente vi rimarrà nella memoria. Il tempo è poco, quindi vorrei parlare e anche interagire con voi. Faccio due domande, poi magari lasciamo anche lo spazio al pubblico di fare qualche domanda. Anche poi lasciamo, appunto, abbiamo poco tempo, lasciamo 10-20 minuti per eventuali, se volete farvi autografare, cioè per l'autografo, insomma, i libri sono qua, sono su questo banchetto. Quindi, Sien, io diciamo tu della ventina, se vuoi, c'è senza Liang. Di che c'è se suo, zai giungo, suo già giungo, mi ci fu già mi, ni da i si è suo pin, han nan zai go nei ciu ban, shu dao jin zheng. 为什么？就是说，我的问题就是说， 你对那些被封禁的作品有什么看法？ 对这个政治环境也有什么看法？ 第二个问题就是说， 我觉得很感兴趣的那个， 你在2013年在纽约时报发表的一个文章， 一篇文章， 那篇文章的内容就是关于， 在这个文章你提了一个， 我觉得很重要的问题， 就是你提了一个，你说的是一个国家人权早上的设议，所以你就提了这个概念，所以我想问你一下，你能不能给我们介绍一下您的意思，就是说您的看法，谢谢。我先讲第一个问题。我没有翻译成意大利语。 la prima domanda riguardava il fatto che lui in Cina è noto come uno scrittore piuttosto controverso, no? Il suo ruolo di scrittore, perché alcune delle sue romanzi non sono stati pubblicati o comunque ha fatto difficoltà a pubblicarli, tant'è che ci ha spiegato come questo libro in realtà è stato pubblicato a Taiwan. E la prima domanda quindi è qual è il suo pensiero, qual è la sua cosa pensa di questa della censura, cioè del fatto che alcuni suoi libri hanno avuto enormi difficoltà, no? a pubblicarli in Cina. La seconda domanda invece muove da un articolo che lui ha pubblicato nel New York Times nel 2013, in cui ha parlato e sollevato una questione, soprattutto un concetto, il concetto di state-sponsored amnesia in inglese, cioè di un'amnesia, ha parlato di una società, quella cinese, di una Cina colpita da un'amnesia sponsorizzata, per tradurre in italiano, dallo Stato. E quindi un'amnesia, quindi una perdita della memoria rispetto al proprio passato. E quindi ho chiesto a lui di spiegarci cosa intende, meglio di parlarci di questa questione. Vorrei rispondere intanto alla prima domanda. 关于禁书问题，我想我可能确实是禁书比较多的一个作家。 Riguardo ai libri censurati, penso che sono infatti un autore con molti libri che sono stati censurati. 我想其实在中国我可能就不是一个好人好作家。 Penso che in Cina non sono un bravo autore. 但是我非常清楚的知道，在中国你一生的写作没有争论，那一定是有问题的。 Però penso che se durante tutta la tua carriera ci sono alcuni libri non censurati, ci sia qualche problema. Però penso che anche non sia positivo il fatto che nei romanzi di Yan Liang He ci siano così tanti libri censurati. 关于禁书，我一再谈论。 禁书并不等于是好书，并不等于是艺术。
Quello che vorrei dire è che i libri censurati non significano necessariamente che sia una buona opera.当我们谈论一本书被禁的时候，你是一个小说家，虚构文学家，我想还是要看这部小说的艺术价值好不好。Penso che bisogna guardare il valore letterario di questa opera e non solo dal fatto che venga censurato o meno.我想，其实在夜间出版社还出版过我的小说，叫《为人民服务》。Penso che l'uscita di del romanzo sia un atto verso la popolazione, verso il popolo.我也一再说，对我来说呢，不是好小说，因为写的确实不认真。Scusate, mi sei giusta, mi sono dicendo che禁书fai中，un fuoco对，delle zucche,对，ok? E servire il popolo, voilà. parla del libro che Ah si sì, intitola servire Servire il il popolo. popolo, rimandando un motto famoso di Mao, cioè Wei Renmin Fu Shi Mao Zi Gong Shi Dai, uno slogan famoso. 但是到了四书，虽然它没有出版，那我是相当满意的一部作品。Ah, infatti del libro Per servire il popolo non è stato pubblicato, però non è neanche stato scritto con così grande attenzione, mentre i quattro libri sono abbastanza soddisfatto di come è stato scritto.我想这里可以表达两个意思。Penso che con questo posso dire due cose. 第一个意思就是中国作家一定要有面对真实的勇气。Penso che come scrittore cinese sia necessario il coraggio di affrontare la realtà.第二个就是你一定要把真实，有把真实转化成艺术的能力。E la seconda è il fatto di avere l'abilità di convertire la realtà in una forma letteraria e artistica. 我想在这一点上，我刚才讲到，四书是我做的满意的。Vorrei infatti dire che sono soddisfatto dei还quattro有，libri.一个月前刚刚在英语出版的《日期》，另外一部小说是我满意的。E anche un mese fa è stata pubblicata la versione inglese di我想这两部小说虽然在中国没出版，我相信它的艺术上是达到了一定的，有一定的创造性吧。Sì, come potrei tradurre? Sì, il titolo?英语翻译的名字叫《太阳死亡的一天Al giorno in cui è morto il sole, the day that.》。英语好像是这样一个意思。中文是这样。Il libro, quello il giorno in cui è morto il sole, e i quattro libri sono. Penso che ci sia una. Ci sia abbastanza creatività nel modo di porre la storia in entrambi i libri.关于第二个问题，Riguardo alla seconda domanda. 就是你刚谈的那个国家失仪问题。L'amnesia finanziata dallo Stato, sponsorizzata dallo Stato. 我想说的是，其实在中国谈论中国的历史问题。E il modo in cui la Cina tratta la storia. 对今天的年轻人，是让你有选择的记忆。Per i giovani di oggi c'è la possibilità di scegliere di dimenticare. 有的历史时期是要让你记住的。Però ci sono alcuni periodi della storia in cui devono essere ricordati. E 有的历史时期一定是要让你忘记的。alcuni periodi della storia dove devono farti per forza dimenticare. 但是，我想从49年以后，需要我们忘记的历史可能多了一点。Penso che ci sia però di questi periodi che siano anche abbastanza numerosi dopo il 1946. 我们谈论的中国的49. 文化大革命，Del grande La e della rivoluzione culturale. 我们小说中写到的大跃进，E del grande balzo in avanti 写到的del 大饥romanzo 荒，e della grande carestia cinese. 包括89年的事情动乱，89年的这些都是需要我们不允许谈论的，就是需要年轻人忘记的。E inclusa la
la grande carestia e il grande balzo in avanti, questo periodo di storia, penso che il 1989, la forza democratica, devono essere tutti dimenticati dai giovani in Cina. E poco unico giungere, uomo già 知识青年上山下乡也是不再允许谈论的。 E anche giù per le campagne, su per i monti, questo movimento politico debba essere dimenticato dai giovani. 所以我说这一段时间其实要让你忘记的远多于要让你记住的。 E infatti ci sono più periodi che la storia di questo periodo deve essere più dimenticata che ricordata. No, contrario. Cioè non bisogna far dimenticare che quello che sta avvenendo, ma bisognerebbe invece far ricordare. È importante la memoria del passato. 我的意思，文学除了它的审美，还有一个记忆的功能。 E infatti la letteratura al fatto sia di soddisfare la parte artistica, ma anche quella di ricordare la storia. 文学常常能给我们的年轻人或者读者完全不一样的记忆。 E infatti la letteratura può donare ai lettori un ricordo completamente diverso. 从文学记住的那些事情、事件、人物。 E infatti dai personaggi e dalla storia della letteratura non ti fa dimenticare per tutta la vita. Il tempo un po' purtroppo è terminato, mi dicono che non c'è spazio per le domande al pubblico perché poi Yan Yanke deve trasferirsi a Rovereto. Intanto grazie, grazie a Yan Yanke.